ti ringrazio ovviamente dell'invito, sono sempre contento di partecipare all'iniziativa di Lapsus e anche di avere qui Guido, che è sempre stato un punto di riferimento anche teorico, forse è riduttivo definirlo giornalista esclusivamente, ma è anche per me, oltre che un amico, è sempre stato anche un maestro, così come i suoi libri sono sempre stati importanti per chi si accosta a questi temi. Allora, diceva giustamente Zeno, molto spesso l'estrema destra americana viene letta con chiavi di lettura e punti di vista lenti europee, e questo è già un fondamentale fraintendimento. Oppure ci se ne occupa un po' anche l'informazione mainstream, ovviamente ormai ha stabilmente questa abitudine, ci se ne occupa quando succede qualcosa di eclatante. Io proverò a parlare anche un po' di quello che era il terrorismo interno degli Stati Uniti, che è una componente non minoritaria rispetto anche alla vita sociale americana, quello parliamo di le componenti appunto ascrivibili all'est radicale, e prima diciamo dell'11 settembre rappresentavano il nemico pubblico interno numero uno da un certo punto di vista, cioè i grandi casi eclatanti, i grandi attentati americani avevano una loro radice di estrema destra, in particolare il grande attentato di Oklahoma City del 95, di cui poi parleremo, era l'attentato maggiore su suolo americano prima dell'11 settembre. Anche questo era ascrivibile appunto al mondo della destra radicale americana, che anche in questo è poco conosciuta. E quindi magari se ne parlava esclusivamente in questi frangenti, o se ne parlava nel momento in cui si formalizzavano, oppure facevano delle cose eclatanti, delle milizie paramilitari sul confine del Messico. Sapete questa questione, poi ne parlerà anche Guido, della questione del muro e comunque di quelle che sono delle politiche di restringimento dell'immigrazione dal Messico, che ormai da Clinton sono abbastanza stabili, e nell'epoca di Bush, Bush figlio, in realtà hanno trovato questa articolazione delle milizie. Ma provando ad andare un po' con ordine, è possibile suddividere con alcune premesse importanti nella storia americana, e quando parliamo di storia americana parliamo soprattutto anche del loro processo di formazione e costituzionalizzazione, che resta un elemento e un pilastro fondamentale nella storia americana. Voi sapete che l'articolazione interna degli Stati Uniti è molto complicata anche a livello di documenti costituzionali, non ce n'è uno solo, perché ci sono delle dichiarazioni, ci sono degli emendamenti, ci sono delle costituzioni, c'è la giurisprudenza all'anglosassone di singoli stati, c'è la dimensione centrale del potere centrale rappresentato dal presidente, c'è la dimensione del senato e della camera, quindi è una dimensione estremamente complessa. Anche questa spesso viene fraintesa perché viene schiacciata in modo europeo. Ovviamente per studiare un fenomeno come la destra radicale bisogna conoscere anche la costituzione formale di quel paese, specie perché la tipicità della radice più autentica della destra radicale non è americana, non è in contrapposizione all'idea americana, all'ideologia dominante, al modello societario, ma anzi è una risposta di difesa, cioè quindi può essere aggressiva verso il governo, aggressiva verso le istituzioni, ma in realtà dal punto di vista americano, cioè di essere veri americani, coloro che per esempio rispettano integralmente il dettato costituzionale, soprattutto per quanto riguarda i diritti individuali, quindi la questione delle armi. Quindi per esempio anche la questione fondamentale in un paese federale, in un paese sfaccettato anche dal punto di vista legislativo come gli Stati Uniti, sulla centrale questione delle tasse. Le tasse sono il primo rapporto che il cittadino ha con lo Stato, con lo Stato centrale. Noi in Europa le viviamo in maniera completamente diversa. Nell'ideologia americana, che sta anche nella loro carta costituzionale, nei loro emendamenti, esattamente come quello delle armi, e nel principio del diritto alla felicità dei primi costituzionalisti, c'è anche il fatto che nell'idea appunto dei diritti inalienabili del cittadino americano lo Stato non possa chiedergli troppo. E questo viene spesso quantificato anche nelle tasse. Quindi questi parametri tipicamente americani, la questione delle armi, che come sapete storicamente aveva un'origine di contrapposizione feudale, nella vecchia Europa in cui le armi erano segno distintivo
delle classi dominanti, della nobiltà, invece il cittadino americano ha diritto a portare le armi, ma addirittura, anche questo è un elemento inalienabile, anche contro chi lo vuole costringere a perdere i suoi diritti costitutivi, fosse anche il suo governo. Quindi si parla di anche resistenze armate antitasse, potrà farci sorridere, che però si richiamano a una identità americana profonda, e questa è la radice della prima, del primo grande, la prima grande famiglia, diciamo, dell'estrema destra americana, che possiamo sommariamente diciamo, definire come il mondo che esce sconfitto dalla guerra di secessione. Voi sapete, nella storia americana, la grande guerra di secessione degli anni 60, dei primi anni 60 del, fino al 65 dell'Ottocento, è il loro grande evento, la loro guerra civile interna. Molto spesso a me capita anche quando si sentono corsi universitari, ma mi capita anche quando la si spiega ai ragazzi più giovani, può sembrare strano perché è un conflitto molto limitato, che però resta nella memoria americana, quantomeno fino alla guerra del Vietnam, in una maniera preponderante. Pensate solo a quanti film, pensate solo a quanta ideologia, quanto torna anche in alcuni territori, perché è anche un conflitto fortemente territorializzato, ed è anche lo scontro fra la federazione e la confederazione, torna anche quella che generalmente chiamiamo la cultura confederale, la cultura sudista, la cultura Dixie, che è un qualcosa che poi si espande, perché sapete che gli Stati Uniti trovano la loro unificazione territoriale complessiva intorno al 1890, anche con l'acquisto degli ultimi territori presso la California e dell'Alaska, ma questo conflitto costitutivo della guerra di secessione rappresenta un grande vulnus nella società americana e va a toccare proprio alcuni di questi temi. Chi organizza stabilmente in maniera diffusa negli ex stati confederali sconfitti e prova a catalizzare comunque questo, appunto, dicevo, questo vulnus, questa frattura sociale e anche ideologica rispetto, anche questo è interessante, al partito repubblicano di Lincoln, che trionfa e inizialmente facevano addirittura parte del Partito Democratico, anche per capirci la dicotomia destra-sinistra che noi applichiamo ai repubblicani e democratici, funziona da fine anni 60 in poi. Prima, anzi, la grande frattura è fra centralizzazione e decentramento federale. Questa è un'altra degli errori che facciamo per leggere la storia americana. Bene, chi prova a organizzare e capisce che questa frattura resta ed è un problema aperto sarà quello che sarà il Ku Klux Klan, che è la prima grande corposa famiglia interna alla destra americana, che non è a caso che viene organizzata proprio negli Stati del Sud da ex militari che avevano partecipato alla guerra di secessione dalla parte sudista perdendo. Allora, il Ku Klux Klan se ne parla molto, in realtà è anche molto, anche a livello narrativo se ne parla molto per quanto riguarda più degli anni 50, la fine della segregazione razziale, il triennio di Kennedy, ma in realtà quella non è l'epoca d'oro del Klan, assolutamente. Cioè l'epoca d'oro del Klan, che in realtà è un qualcosa di carsico, che ritorna più volte nella storia americana, l'epoca d'oro del Klan in realtà va dalla fine della Prima Guerra Mondiale sostanzialmente agli anni 50, ai primi anni 50. Quella è l'epoca d'oro del Klan. Il Klan fra le due guerre, anche, e quello è il momento in cui prova un'autentica fascinazione per il fascismo europeo e anche e soprattutto per quello italiano, e quello è il momento in cui diventa un'organizzazione di massa e diventa un partito vero e proprio, che voi potete trovare delle manifestazioni enormi fra le due guerre a Washington, anche in contesti metropolitani, da parte del Klan, mentre invece noi siamo un po' schiacciati alla visione alla Mississippi Burning, per cui siamo negli anni 50 nell'America profonda, ma non c'è un vero progetto politico. Quali sono i nemici del Klan? I nemici del Klan, che appunto discendono anche da un certo puritanesimo radicale, appunto da quello che poi ci parlerà Guido dell'America Wasp, i nemici del Klan sono inquadrati come i papisti, vecchio retaggio anglosassone, anche Locke, diciamo, dice nella tolleranza dello Stato locchiano,
mai fidarsi dei papisti perché i cattolici appunto hanno un sovrano superiore a qualsiasi governo che è il Papa. Quindi i papisti, anche se questa è una dimensione che comunque radicalizza però la radice puritana in contrapposizione, cioè ne fa un orgoglio identitario e impedisce una visione ecumenica. Gli ebrei, in quanto, e questa è la radice del particolare antisemitismo del clan, che poi va a fascistizzarsi e a vedere anche in questa componente ebraico-massonica, che è una delle componenti del costituzionalismo, più che altro massonica, è una delle componenti del costituzionalismo americano. Voi sapete che c'è sempre anche banalmente la moneta la banconota da 1 dollaro, somma dal In God We Trust al presidente in tribunale che si giura sulla Bibbia, fino a immagini di derivazione illuministica massonica. La grande discussione se l'America sia legata all'illuminismo italiano o all'illuminismo anglosassone, però di fatto c'è questa dicotomia. Il clan interpreta questa radice massonica come la radice del governo di Washington, cioè come la radice del potere centrale, e in qualche maniera gli dà un connotato antisemita, radicalmente antisemita, e poi ovviamente la questione razziale sui neri e su tutti coloro che non sono white, anglosassoni, protestanti, appunto, WASP. Il clan mantiene questi paletti e avrà appunto da un primo momento in cui è l'associazionismo diffuso, rancoroso, vendicativo e paramilitare delle zone profonde sconfitte nella guerra di secessione, arriva tra il 19 e il 50 invece a poter essere una formazione di massa. Il clan poi subisce una diaspora, nel senso che nascono tanti clan. Molto spesso il KKK del Ku Klux Klan diventa anche un elemento di marketing per delle piccole formazioni, per delle piccole sette, magari per delle radio, magari per dei personaggi. Quindi trovate, per esempio, David Duke, di cui parleremo, che è uno dei grandi editori, anche uno dei grandi personaggi dell'estremismo mainstream antisemita e negazionista americano. In realtà lui è un gran dragone dei Cavalieri Bianchi e Ku Klux Klan, ma questo vuol dire pochissimo, nel senso che parliamo di una frammentazione del clan che non ha più un progetto politico di massa e non può più offrire, diciamo, la base per quello che stava davvero diventando un partito fascista in America. C'è stato anche un partito nazionalsocialista che però non ha mai avuto la maggioranza come il clan, che addirittura pensa a queste grandi manifestazioni propedeutiche a una marcia su Washington. Addirittura loro fanno una marcia su Washington, sono obbligati a non portare le armi e a non avere il volto coperto, sapete, dal classico cappuccio bianco, però l'idea è esattamente quella di formare un partito di massa centralizzato. Ecco, quindi il clan su cui noi ci soffermiamo, quello più cinematografico, in realtà è il clan frammentato, il clan minore, che sussiste e persiste in alcune zone. Tenete presente che noi spesso ci concentriamo sul Texas o sull'Arkansas, ma una delle centrali vere, diciamo, problematiche è l'Alabama, e quindi la cultura Dixie. L'Alabama è l'ultimo stato che, diciamo, modifica la sua carta federale costituzionale interna sulla questione della segregazione razziale. Per cui, diciamo, il clan va compreso in questa tripartizione. Tuttora esiste il Ku Klux Klan, però ormai è diventato anche un elemento mainstream, è talmente frammentato che non ha più la portata forte che invece aveva fra le due guerre, anche se il richiamo identitario alla cultura del clan sopravvive, e questo è il secondo ambito, perché è un gioco anche di vasi comunicanti. Sopravvive per quanto riguarda un circuito che in America è corposo anche dal punto di vista della produzione editoriale, della produzione web, della produzione documentaria, della produzione di oggettistica, che lì è assolutamente consentita, che è tutto un circuito editoriale che poi è diventato dei siti web. David Duke è uno di questi più famosi, che magari tiene insieme predicatori radicali su alcune radio, tiene insieme delle piccole comunità, tiene insieme un certo associazionismo, delle case editrici, degli scrittori anche, e dei forum web,
attualmente delle pagine Facebook, insomma, tutto si è articolato, ma è produzione editoriale che viene anche da questa esperienza del clan frammentato e ha prodotto, per esempio, una vasta letteratura negazionista. Si è concentrata maggiormente sulle questioni appunto della letteratura parastorica o la paccottaglia storica che va a negare l'Olocausto, ma che soprattutto oggi noi definiremmo complottista, nel senso che si è creato ancora questa frattura. Io vi dicevo prima, il clan, nella mentalità del clan, si associa all'antisemitismo, alla diffidenza, opposizione e guerra verso il potere centrale. Allora, questo mondo editoriale post-clan, questo humus culturale, che però è abbastanza radicato, soprattutto grazie, come potete immaginare, alle potenzialità del web, noi oggi lo vediamo nelle nostre società legato a quello che noi banalmente definiamo complottismo, però in America è presente già da un paio di decenni, è legato per esempio al concetto dello ZOG, cioè dello Zion Occupation Government. Il governo di Washington viene descritto come un governo occupato da lobby ebraiche. E qui comincia quella vastissima letteratura che va sui Rockefeller, sui Rothschild, attualmente su Soros, e quella insieme di produzione editoriale che non è più quella marcatamente negazionista degli anni Ottanta, ma è una visione per cui appunto c'è un ristretto numero di finanzieri, editori televisivi molto spesso, e nei forum, in rete, su YouTube ne trovate tantissimi, ma erano prima dei libri. C'è questo meccanismo comunicativo, c'è un elenco di grandi personaggi, di grandi banchieri, di grandi amministratori delegati, di attori, di imprenditori della editoria porno, altro concetto che veniva dall'ultimo clan, questo, per cui c'era ancora quella caratterizzazione che veniva dall'antisemitismo europeo, come l'ebreo, come sessualmente sfrenato, come violentatore, come rapitore di bambini, che poi passa anche sul nero, ovviamente. Questa era una delle tante cose. In realtà, più l'editoria televisiva, per cui si crea questo enorme pantheon di personaggi per cui qualsiasi ganglio vitale dell'industria culturale americana, dei governi, dei partiti, delle autorità di controllo, dei giornali, e poi si lascia supporre del governo, questo è meno chiaro, di Microsoft o delle grandi aziende, anche della Silicon Valley. Questo meccanismo dice, mette in fila questi personaggi molto ricchi, oppure queste dinastie, i Rothschild, i Rockefeller, fino ad arrivare a Soros, attualmente, e poi c'è questo meccanismo comunicativo per cui si dice, ma sono tutti ebrei. Ma come mai sono tutti ebrei? Cioè c'è questa lunga carrellata su quanto guadagnano, su che potere hanno, su quanti consigli di amministrazione hanno, quanti giornali controllano, e poi, ma sono tutti ebrei. Queste stelle di David che nei vari video si impiantano sui volti di queste tante fototessere che compongono che l'establishment, soprattutto nell'industria culturale, perché l'idea è proprio quella che il governo ti avvelena, e c'è questa piovra sionista massonica che controlla il governo. Alle volte ci si aggiunge anche nel classico contorto giudaico-massonico anche l'elemento marxista, e quindi trovate Obama comunista, Obama socialista, Obama che la riforma sanitaria, egualitarista. Questa visione appunto egualitarista che viene propagandata come massonica e come poi portatrice del meccanismo di distruzione dello ZOG verso l'essere autenticamente americano, ha un mercato editoriale web amplissimo. Tanto è vero, qui arriviamo appunto a questa radice che si lega con queste piccole comunità antitasse. Una reazione qual è? Creare piccole comunità autosufficienti che vanno in conflitto col governo. Molto spesso ci sono dei casi che possono sembrarci anche un po' ridicoli, particolari su un problema di tasse. Noi siamo abituati in paesi non solo di indebitamento, ma in cui anche le tasse non sono un problema così centrale, se non, diciamo, nella moralità pubblica, ecco. Mentre invece magari abbiamo delle piccole comunità resistenti che si sottraggono, questa è proprio un'ottica estremamente puritana, si sottraggono alla società, quindi per esempio decidono di allevare i figli in scuole della loro comunità in cui non si insegna
il darwinismo, ma sia ancora il creazionismo, in cui si tenta di ripulire quella che è l'educazione dei bambini. Quindi per questo l'accento è sull'industria culturale, che del governo, che ti ha, dello Zog che ti avvelena tramite la Fox, tramite le sitcom, tramite David Letterman, tramite tutti i giornali, tramite l'industria del porno, che spinge la sfrenatezza sessuale all'omosessualità, così il mondo ebraico potrà prosciugare la natalità americana e imporci i suoi ritmi. Questo in realtà genera queste comunità che molto spesso si barricano e vengono assaltate dalla Guardia Nazionale e dall'FBI. Il caso più emblematico è quello del ranger di Waco, nel Texas, in cui c'è un vero e proprio assedio che va, lo segnavo prima, dal 28 febbraio al 19 aprile del 93, in cui alla fine questo cottage, che è una comunità, diciamo, tra virgolette, utopica, è stato cinto d'assedio dall'FBI, ma con un assedio anche estremamente violento. Ci sono stati due tentativi di incursione, c'è stata una trattativa con gli occupanti che sono armati, hanno anche minato delle parti di Waco. La Delta Force e l'FBI assalteranno con tiratori scelti ed elicotteri e poi entreranno militarmente e affronteranno e chiuderanno l'esperienza di Waco. Una cosa che sapete, spesso l'America, come fa le dirette televisive su questo, certo, ne abbiamo in testa gli inseguimenti dei poliziotti sulle tangenziali, sono programmi web che reggono su programmi televisivi che reggono su questo, estremamente mediatizzato. Bene, Waco è il grande momento di resistenza che va, in cui il governo centrale, in cui lo Zog ha annientato i veri americani. E Waco diventa il grande mito. E esattamente nell'anniversario di 2 anni dopo del Waco, a Oklahoma City, dentro un palazzo dell'FBI, che è il grande imputato, una enorme autobomba fa saltare in aria il palazzo, comprensivo anche dell'asilo che c'era dentro. Tantissimi. E quello è l'attentato più grave su suolo americano prima dell'11 settembre. Quindi un attentato terroristico che viene da una matrice da destra radicale, legata a questo mondo, appunto, che combatte la dimensione del potere centrale. Questo in moltissimi piccoli film, vi assicuro, in moltissime anche piccole iniziative editoriali o televisive, questa questione è ben presente. Se voi guardate anche quelli che sono telefilm di serie B o di serie C addirittura, da Walker Texas Ranger a qualche poliziottesco, diciamo, americano, però ambientato in zone decentrate, la puntata su Waco o la puntata su una violenza del genere c'è sempre. C'è anche una puntata di Simpson. Cioè, è un qualcosa che resta nella mentalità americana. E questo poi si trasformerà nel fenomeno delle milizie, che poi magari di cui Guido poi ci parlerà, che poi, appunto, quando queste comunità hanno una certa legittimità anche negli anni di Bush figlio, possono legittimamente pattugliare armati il confine sud, per esempio col Messico, che è l'altra grande invasione. C'è un ultimo pezzetto però. Dicevo, dei romanzi più apprezzati di questo secondo filone, che in realtà in Europa si trova soltanto nel mondo editoriale neofascista, sono i diari di Turner, che è la storia di The Order, questo gruppo appunto di resistenti al governo centrale, che è un gruppo armato che alla fine addirittura combatte questa guerra interna contro lo Zog, arrivando con degli aerei kamikaze a schiantarsi sul Congresso e sulla Casa Bianca. Ma è un libro vendutissimo, scaricabile spesso in alcuni forum neonazisti anche in Europa, i diari di Turner, in cui c'è questo gruppo terrorista che si chiama The Order, che deve difendere un gruppo di resistenti, di partigiani resistenti, uno zoccolo duro di americani che combatte contro lo Zog. Fino adesso parliamo di zone non metropolitane, anche se abbiamo detto che il Klan ha provato a essere anche un partito metropolitano, cioè ha provato a essere tra le due guerre un partito con una proiezione di massa. C'è poi un terzo filone, che anche questo in realtà ha una certa affiliazione con un mondo del Ku Klux Klan, anche se è sempre stata molto ironia su questo, è che tutto il contesto invece legato alla cultura bonez delle grandi metropoli, soprattutto
della zona dei Grandi Laghi, sapete, quella è una delle zone tipiche della working class, delle città della working class americana, ma soprattutto della, della costa ovest, San Francisco, Los Angeles. Per esempio, San Francisco e Los Angeles sono anche le città, insieme a Boston, più controculturali per certi versi. E si creano uno zoccolo duro, che qui è quel mondo che viene descritto, è quel mondo che viene descritto da American History X, per capirci. Questo sottocultura bonez che si organizza tramite il fatto che in America è anche illegale poter avere gruppi musicali, edizioni, case discografiche, fare concerti, e si organizza in bande, di, giornalisticamente si dice nazi skin, anche se sapete che il termine la sottocultura skinhead è un po' più complicata, si dovrebbe dire bonez, ma restiamo al giornalistico nazi skin. Questo fenomeno fa sì che, per esempio, alcune delle, che diventa un fenomeno giovanile metropolitano, soprattutto negli anni Ottanta, questo fa sì che addirittura alcune reti naziskin, come per esempio Blood and Honor, nate in Inghilterra e che hanno avuto la loro, diciamo, tentativo di creare un meccanismo federale fra queste tante bande, piccole comunità legate magari a quel gruppo musicale, a quella città, alle volte a dei contesti anche di quella tifoseria, ma identitari di quartiere che potevano esserci nelle grandi città europee. Addirittura Blood and Honor, con Ian Stewart, che era il cantante degli Screwdriver, si trasferisce negli Stati Uniti, cioè trova un humus più profondo, trova più spazio politico anche negli Stati Uniti, e in America poi nasceranno anche qui un frastagliato mondo di gruppi, di piccole gang, che vanno a essere contagiate da questa nuova, diciamo, propaganda tipicamente nazista, che si richiama a quell'immaginario che molto spesso è in combutta con questa dimensione editoriale negazionista, ma magari si accontenta di una certa editoria, più che altro discografico-musicale. E si creano le grandi reti, di cui spesso si sente parlare anche per quanto riguarda i raduni, Blood and Honor, e soprattutto sulla, sulla costa ovest, Hammerskin, e sono un po' quella che sono anche, diciamo, diventano un po' i modelli per questo tipo di sottocultura neonazista europea, che ha un rapporto un po' di sfottò col clan, che lì, nel senso, anche se molto spesso hanno le stesse case editoriali, però il clan restano per loro dei contadinotti, mentre loro invece sono, nel loro concetto di guerra razziale, nelle strade delle grandi città. Appunto, American History X è quello, il film che fa uscire maggiormente questo, perché American History X è calibrato sul racconto di un ex componente, di Blood and Honor, che esce dall'organizzazione. Lì spesso si fa così, vengono create delle ONG, per, in alcuni quartieri, che in italiano è pubblicato come Nero, questo libro biografico da cui è tratto American History X. È un ex nazi skin che entra in un programma di collaborazione con l'FBI, quindi fa arrestare anche tutti i suoi, non soltanto anche la parte che produceva musica editoriale, ma anche alcuni suoi ex camerati, e poi entra in un ONG che deve spiegare come non diffondere il razzismo, che gli viene portato nelle scuole. È un po' la falsa riga di quello che è il personaggio principale di American History X, che però è fortemente radicato negli anni 80 e 90, ed è anche un film interessante perché ci trasmette dal libro, in cui anche loro dice: io volevo combattere lo Zog, dicevamo di non guardare la televisione, chiudevamo i negozi dei pakistani incendiandoli, cioè, anche lì però c'è questa cosa qui, che nonostante sia sia un elemento giovanile sottoculturale, quindi isolabile anche da un punto di vista dei codici di vestiario, della musica, però in American History X, e questo c'è nel libro, c'è questo: sono i nazisti della porta accanto. Cioè, lui descrive nel testo, ma questo passa bene anche nel film, il suo indottrinamento, il suo passaggio come figlio proprio di questo humus culturale xenofobo, razzista e antisemita, come figlio proprio di quel pensare, con quell'anchorman ebreo: il mio datore di lavoro mi ha licenziato dove portavo le pizze perché ha assunto dei latinos, e quindi ci sono dei sussidi, il problema dei sussidi in California, il problema anche di
un certo mondo di parassiti intellettuali ebrei alla Woody Allen che discutono sui loro terrazzi newyorkesi, mentre io, vero americano, mi faccio il culo nel negozietto sotto casa che verrà chiuso perché ci sarà posto per un negozio di un cicano. E questo è proprio il terzo pezzo del mondo metropolitano xenofobo, questo sì, neonazista della destra americana. Mi fermo qua. Ringrazio Lia e io passerei subito la parola a Guido che parla appunto dell'aspetto invece più contemporaneo. Sì, ovviamente grazie dell'invito. Insomma, sono molto contento anche di aver ascoltato le cose che diceva Elia. Diciamo che io cercherò di concentrarmi sulla vicenda di Donald Trump, nel senso in cercando di ragionare su che cosa ha davvero a che fare la vittoria elettorale di Donald Trump con le culture dell'estrema destra americana. Nel senso che questa è una delle cose che sono state un po' raccontate, in qualche modo si diceva prima, sommariamente nella pubblicistica europea e anche italiana, però ci sono degli elementi di fondo, ci sono degli elementi di fondo che a mio giudizio vanno anche al di là dei contatti reali e di quanto Trump abbia incrociato il cammino delle sottoculture, dei protagonisti delle sottoculture di estrema destra. C'è un portato più complessivo che in qualche modo per la prima volta rende queste culture radicali, razziste, identitarie in grado non solo di rappresentare come era il clan dalle due guerre o all'indomani, diciamo, della guerra di secessione, una parte consistente dell'opinione pubblica di alcuni territori degli Stati Uniti, ma di diventare maggioranza. Questo è quello che è accaduto con Donald Trump e quindi forse vale la pena interrogarsi sul come e perché ciò è stato possibile. Ma io partirei da un elemento, i motivi di fondo, alcuni dei motivi di fondo della vittoria di Donald Trump, molto sommariamente, in modo molto, molto schematico. Probabilmente possiamo dire che Trump ha vinto anche perché ha dato voce a una serie di crisi che attraversano la società americana. Ha usato il vocabolario giusto, come dire, ha dato un nome a ciò che queste crisi esprimono. Di che cosa si tratta? Si tratta in primo luogo di una crisi economica e sociale di enormi proporzioni. C'è l'idea che la prima potenza industriale capitalistica del mondo, dell'Occidente, è in realtà un paese che ha all'interno condizioni degne del terzo mondo, come saremmo, come dire, pronti a descrivere se riguardasse un'altra zona del mondo. Milioni di poveri, qualcosa come 40-50 milioni di americani che vivono sotto la soglia di povertà, persone che dopo la famosa crisi dei mutui subprime non sono stati più in grado di riavere una casa degna di questo nome, qualcosa come 15-20 milioni di americani che vivono nelle zone delle mobile home, alcuni per scelta, si dice, no? Il non domo spirito della frontiera, molti altri perché una casa vera non riuscirebbero assolutamente a potersela permettere. Una crisi di lungo corso, cioè che inizia con la trasformazione di una delle aree industriali più importanti. È tornata diciamo d'attualità proprio durante la campagna elettorale il tema del ritorno dell'industria pesante e addirittura della riapertura dell'industria mineraria. Qualcuno lo ricorderà, una delle gag tragiche, potremmo dire, diciamo, della campagna elettorale era Trump che mimava con il caschetto in testa da minatore il gesto di spalare il carbone in posti come Kentucky, West Virginia, una parte dei molti Appalachi che attraversano, diciamo, la costa centrale del paese, che hanno conosciuto il mondo minerario, miniere che davano lavoro, identità di classe. Sono i luoghi, West Virginia, della grandissima sindacalizzazione. A qualcuno sarà capitato di leggere le cose che da molto tempo scrive Alessandro Portelli con la Appalachian Project, cioè un progetto di racconto, diciamo, orale della storia di quelle popolazioni, e che hanno costruito una parte del mito dell'identità della classe lavoratrice americana. Una delle più importanti cantanti country degli anni 60, Loretta Lynn,
era figlia dei minatori e la sua canzone più importante è proprio La figlia del minatore, cose che a noi possono far sorridere, ma in un luogo in cui l'identità di classe non coincide con un'identità politica, ma più ha a che fare con l'antropologia che con gli aspetti sociali, quelli sono gli elementi fortissimi. Cioè, io sono il figlio dei minatori, io sono il figlio delle zone delle miniere. Quindi un elemento di crisi di lungo corso, la deindustrializzazione, il trasferimento di molti marchi oltre la frontiera messicana, le maquiladoras prima e poi via via l'Estremo Oriente, eccetera, eccetera. Decine di milioni di posti di lavoro persi soltanto nella Last Belt, non a caso rinominata così, cioè la cintura della ruggine, perché gli scheletri dell'industria pesante stanno lì ancora a raccontare quello che era quel mondo prima di questa crisi, che non è soltanto la crisi degli ultimi anni, arriva prima della globalizzazione, attraversa la globalizzazione e sbocca completamente in un mondo terziarizzato per molti versi, in cui quel modello industriale, almeno in quel territorio, viene messo da parte. Quindi una crisi sociale di vastissime proporzioni, una crisi identitaria che non ha a che fare solo con la scomparsa di una parte di quella classe operaia bianca e non solo bianca, ma ha a che fare anche con alcune dei temi che attraversano da sempre la storia americana. Si diceva prima l'identità del clan come sentimento diciamo dell'uomo della frontiera ostile al riconoscere le autorità centrali, il potere federale. In realtà una delle matrici era quella evidentemente del razzismo, non come atteggiamento culturale ma come costruzione sociale della ragione stessa di una parte degli Stati Uniti, cioè l'industria del cotone, lo schiavismo e la segregazione razziale nel sud garantivano non soltanto i lauti guadagni per i latifondisti, per coloro che avevano progressivamente industrializzato la raccolta del cotone, ma garantiva anche un'identità di classe ai poveri bianchi, quelli che talvolta vengono descritti come la white trash, la spazzatura bianca, che solo perché non erano equiparati ai neri, solo perché erano un gradino sopra dei neri, per molte parti della storia, della vicenda storica americana, in alcuni casi lo hanno anche fatto, diciamo facendo alleanza con i neri, non si sono ribellati. È una delle ragioni per cui per lunga parte della storia americana il conflitto di classe in una parte importante del paese è stato tenuto a bada. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che tutte le analisi, gli studi demografici dicono che la maggioranza bianca, un tempo WASP, cioè di ascendenza anglosassone protestante, poi via via, perlomeno nel corso del Novecento, in grado di far propria anche tutto il resto dell'immigrazione bianca europea. Si dice, delle statistiche in America parlano di bianchi caucasici per descrivere questa radice, sarà prossimamente superata in prospettiva dagli ispanici, che hanno tassi di crescita di natalità fortissimi, e complessivamente da qui a pochi anni, da qui al 2050, l'insieme del gruppo diciamo dei bianchi caucasici sarà superato dalle minoranze, quindi gli ispanici, i neri e gli asiatici. Quindi sostanzialmente l'identità, diremmo razziale, insomma la possiamo chiamare come vogliamo, che ha fondato dai padri pellegrini in poi la natura e la storia degli Stati Uniti, viene messa in discussione. Qualcosa che ha, come dire, delle ricadute dal punto di vista dell'immaginario superiori a quelle che noi ci potremmo immaginare. Tra l'altro c'è un elemento, che la crisi sociale si accompagna a questo, nel senso che se tradizionalmente si è abituati a pensare che il welfare, che l'assistenza dello Stato andasse soprattutto agli ultimi, questi ultimi fossero soprattutto gli appartenenti alle minoranze, i neri dei ghetti negli anni 60 e 70, tutti i dati ci dicono che progressivamente cresce il numero di bianchi poveri. Oggi su 47 milioni di poveri americani la metà sono bianchi, e quindi che anche l'appello che lungamente è stato fatto, in particolare dai repubblicani, che hanno agitato l'idea che lo Stato sociale e lo Stato centralista rispetto al potere dei singoli, delle singole legislazioni statali, dove si poteva mantenere ancora ad esempio la supremazia bianca o qualcosa di simile, mentre invece al centro e poi con le truppe della Guardia Federale, della,
Guardia Nazionale mandata da Johnson alla fine degli anni 60 a rendere esecutive, diciamo, le norme contro la segregazione, malgrado si pensasse che quel tipo di politica riguardava soltanto le minoranze, oggi il problema riguarda anche i bianchi. E quindi fare appello a qualcuno, come faceva ad esempio Ronald Reagan, che parlava della welfare queen, una donna, lui non diceva che era una nera, ma tutti tra i suoi ascoltatori, nella sua platea, sapeva che stava parlando di qualcuna che si era, di una donna che si era comprata la Cadillac con i soldi dei sussidi e che era una donna afroamericana, e che quindi i bianchi del ceto medio, gli operai, potevano votare repubblicano pensando che si sarebbe tagliata, diciamo, quella sacca di assistenzialismo. Oggi questo gioco in qualche modo mostra la corda. Terzo elemento di crisi, una crisi di rappresentanza politica. È evidente che le promesse della stagione di Obama sono andate in parte almeno deluse. Un elemento l'abbiamo detto, la crisi sociale è stata superata, ma non tutti sono usciti dalla crisi economica e sociale come vi erano entrati. Una parte consistente, tutti i dati dei sindacati, degli istituti di ricerca dicono che una parte consistente degli americani sono usciti dalla crisi con una situazione sociale, dei salari e un'aspettativa rispetto al futuro molto inferiore alla fase precedente. Banalmente si è passati dall'assunzione a tempo pieno al tempo parziale, dal lavoro nell'industria al lavoro nel turismo, nel terziario, nell'alimentazione, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, una precarizzazione della società americana. Contemporaneamente, anche dal punto di vista della destra, la stagione di George Bush aveva fortemente deluso. L'idea di un nuovo rilancio della potenza americana, un rinnovo, diciamo, della cultura della guerra fredda, questa volta riorientata in funzione anti-islamica, che potesse in qualche modo perpetuare l'idea che la frontiera che si è esaurita dentro il territorio statunitense si poteva ritrovare in una nuova espansione internazionale, come è stato durante tutta la stagione della guerra fredda con l'idea dell'americanizzazione dell'Occidente, è stata fortemente messa in discussione da quello che è accaduto, dalle guerre che sono andate come sono andate e dall'idea che quel conflitto non riusciva a riportare, diciamo, a casa quella garanzia. Si faceva prima riferimento al modello puritano, che si potesse definire in modo molto chiaro e separare il bene dal male, come è specifico della cultura puritana, e su quella base governare lo spazio, prima la frontiera interna, dagli indiani in poi, dai Bellerosa in poi l'intera stagione del Novecento americano con le guerre, eccetera, eccetera. Da questa stagione di crisi muove, io credo, il successo di Donald Trump, e intercetta una parte delle culture della destra, che non sono necessariamente solo le culture della destra radicale, sono anche una trasformazione delle culture di destra tout court, perché prima si parlava del Ku Klux Klan. Ovviamente in un paese, diciamo, con due grandi partiti è importante chiedersi anche che cosa delle vicende della destra radicale, del suprematismo bianco, abbia attraversato la vicenda politica del Partito Repubblicano e del mondo conservatore in senso più largo. Trump utilizza in modo, io credo, consapevole e in parte appoggiandosi su strutture informali, incrociando, diciamo, dei compagni di strada non necessariamente che si era scelto all'inizio della sua avventura politica, e lo fa per un motivo molto chiaro, perché per rispondere a questa stagione complessiva di crisi Trump si deve candidare, ed è, diciamo, anche un motivo pratico, insomma, altrimenti la sua candidatura non avrebbe bucato all'interno delle file repubblicane quelle che sono apparati consolidati e famiglie politiche in campo da anni. Basti pensare ai Bush, insomma, due presidenti, un governatore, no? Cioè, quindi una macchina organizzativa molto potente. Se non fosse stato il candidato che in qualche modo contrapponeva il popolo all'elite, contrapponeva il sistema politico al piccolo cittadino, al cittadino medio americano. E quindi Trump che cosa fa? Contesta
la crisi della rappresentanza, introducendo e facendo proprio un elemento che caratterizza da tempo l'estrema destra americana in questi ultimi anni almeno, che è quella della critica al politicamente corretto. Cioè lui dice: questo sistema ha fallito prima di tutto perché non ci racconta le cose come sono, e nel non raccontarci le cose come sono, e questa è una parte della narrazione delle nuove destre degli ultimi anni, che cosa si viene negato? Vengono negati il permanere di un conflitto razziale. Trump usa nella sua campagna elettorale il riferimento ai dati sulla criminalità, in cui si identifica una maggiore incidenza degli elementi afroamericani o legati all'immigrazione nella criminalità, quando tutti i dati disponibili dicono che in realtà in America, diciamo, visto il sistema pressoché di caste che regola la divisione tra le comunità, i bianchi si ammazzano tra loro, i neri tra loro e gli ispani in buona sostanza, no? E quindi che non c'è quel tipo di dati che Trump utilizza sono invece i dati che attraversano abitualmente la rete, i blog, i siti della destra radicale, cioè che dicono: qui c'è un problema. Il problema è che i neri violenti sono una minaccia e sono un pericolo. Trump evoca, senza citarlo esplicitamente, l'idea del genocidio bianco. Cioè lui strizza l'occhio a quella parte degli elettori, soprattutto dei ceti più deboli, che dicono: come bianchi ci sentiamo minacciati. Ha a che fare col primo elemento, quello dei dati sulla criminalità, ma ha a che fare con la consapevolezza più complessiva, lo dicevo prima, dell'idea che lo spazio del dominio e della supremazia dei bianchi, non più soltanto WASP, si sta riducendo, e se io sono l'ultimo anello di quella catena, anche se dal mio punto di vista la cosa cambia poco, certo che io sto molto meglio, o almeno penso di stare meglio, se in qualche modo rimango più avanti delle minoranze, rimango più avanti degli ultimi arrivati, che poi sono gli immigrati, eccetera, eccetera, eccetera. E Trump, come dire, utilizza tutto questo, e ovviamente al vertice della sua campagna elettorale, della sua proposta politica, fin da quando, un mese prima, un anno prima dalle elezioni, si lancia, scende in campo, fa un discorso alla Trump Tower in cui annuncia che correrà per le primarie del Partito Repubblicano, evoca il muro con il Messico, dà un nome al nuovo nemico, parla dei messicani come delle persone pericolose, usa degli epiteti specifici in un contesto politico come quello americano, in cui il dibattito pubblico è, come dire, ovattato. Noi siamo abituati a sentire, che so, da Salvini la qualunque, no? In realtà basta arrivare in Francia, già Marine Le Pen non dice le stesse cose di Salvini, paradossalmente, quando per lui Marine Le Pen è una estremista terribile. Beh, Trump dice quello che dicono gli estremisti di destra, parla dei messicani come stupratori, come banditi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo gli consente di, come dire, veder convergere sulla sua campagna una serie di elementi. Il primo elemento è quello dell'alt-right, che è, come dire, un fenomeno nuovo, che non è legata a un movimento in quanto tale, è, diciamo, una tendenza culturale che pesca in due, per dirla, diciamo, in sintesi, in due ambiti prevalenti, più importanti, che sono, da un lato, il cosiddetto paleoconservatismo, cioè una radice interna al Partito Repubblicano che è stata progressivamente resa minoranza all'interno della destra classica, dall'emergere delle forze, come dire, a vocazione internazionale nell'ultima stagione, i cosiddetti neoconservatori, quelli che hanno indicato a George Bush l'idea dell'esportazione della democrazia. I paleoconservatori sono una corrente non poi così sotterranea, perché c'è una figura, ad esempio, come quella di Pat Robertson, che è stato lungamente candidato, telepredicatore, lungamente candidato, e che ha preso milioni di voti negli anni 90 nelle primarie repubblicane, il cui problema era proprio quello: l'America deve smetterla di occuparsi delle vicende del mondo, deve tornare a occuparsi prima di tutto della vita e della sorte degli americani, e c'è una grande sfida, che è la globalizzazione e l'omogeneizzazione del mondo, a cui Robertson dava un nome, diciamo, di accezione complottista, cioè
l'esito del nuovo ordine mondiale che vuole sottomettere tutti noi a il super governo del mondo, in cui rientrano ovviamente anche le radici antisemite, antimassoniche, centri occulti di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un elemento. L'altro elemento è quello di un rinnovamento profondo del suprematismo bianco che, se ci sarà tempo, magari lo diciamo in coda, continua a incarnare una parte della destra radicale americana, ma che sta conoscendo un rinnovamento, cioè diciamo le ragioni che dal Klan in poi, quello della fine della guerra di secessione, hanno costituito l'identità del suprematismo bianco, c'era l'idea che quel sistema sociale che descrivevamo prima in qualche modo si fondasse su una natura sostanzialmente superiore. Gli afroamericani, i neri, erano disumanizzati, cioè erano una soglia di poco sopra degli animali. Questo era il dato, incrociando elementi via via pseudoscientifici con una matrice religiosa puritana. Per i puritani, quando sono arrivati negli Stati Uniti dopo i padri pellegrini, gli indiani erano il diavolo, e per poter trattare gli schiavi, visto che non potevano essere dei simili ridotti in schiavitù, erano inferiori, ma soprattutto erano demoniaci anche i neri, no? Quindi l'insieme di questi elementi. Quel suprematismo, come dire, mostra la corda nel corso del tempo. L'alt-right interviene nell'arco, diciamo, dell'ultimo decennio in un dibattito che attraversa soprattutto la rete e i circuiti della cultura della nuova destra americana, prendendo molti elementi a prestito dalle culture delle nuove destre europee. In particolare ritorna il riferimento ad Adèle de Benoist, al cosiddetto differenzialismo, cioè che cosa viene detto? Non è più, non si postula più la supremazia dei bianchi sui neri o le altre minoranze, ad esempio gli ispanici, eccetera. Si dice che c'è, diciamo, si paragona in qualche modo la natura umana agli elementi della biodiversità della natura, c'è un bisogno di diciamo di mantenere e sviluppare separate le identità, altrimenti periranno, altrimenti la cultura, non viene più detto la cultura bianca, si parla da un certo momento in poi di cultura europa-americana, cioè gli americani di ascendenza europea, non si dice più neppure WASP, finiranno per essere cancellati, e con loro la storia di questo paese. In qualche modo questo è il cuore della proposta dell'alt-right, cioè un rinnovamento per certi versi radicale della proposta del suprematismo. L'alt-right, che è, ripeto, non un movimento, è una serie di siti, è qualche pubblicazione, è questa rivista, questo giornale online che si chiama Breitbart News, di cui è il direttore Steve Bannon, che diventerà uno dei consiglieri, è tuttora uno dei consiglieri più importanti di Donald Trump, malgrado sia stato negli ultimi mesi estromesso dalla struttura per la sicurezza, diciamo, che guida le politiche interne, diciamo, di ordine pubblico e di sicurezza del paese. Ma quello è un altro problema, perché dentro l'amministrazione Trump c'è una partita aperta tra questa destra e quella che forse noi considereremo la vecchia destra, visto che ci sono quattro generali nell'amministrazione di Trump, diversi petrolieri, parecchi elementi provenienti da Goldman Sachs, e al posto di Bannon c'è un militare, c'è un generale, insomma. Quindi questa è un po' la cosa. Ma ci sono altri elementi che accompagnano la campagna di Trump. Si diceva prima la questione dei messicani. Trump riprende la questione del muro e della presenza ispanica, che non è un elemento nuovo. C'è una destra che ha ragionato su questa questione perlomeno dagli ultimi 15-20 anni. Ci sono due elementi, diciamo, che possono essere ricordati da questo punto di vista. Ci sono, diciamo, la teorizzazione di questo, che ha fatto non un neonazista, ma Samuel Huntington, cioè un politologo di tutto rispetto, uno dei grandi protagonisti del dibattito, diciamo, scientifico culturale americano, ai noi lo stesso che aveva descritto, come dire, l'inevitabilità dello scontro di civiltà tra l'Islam e l'Occidente qualche decennio prima. Nel 2004 Huntington scrive un libro in cui dice come farà il credo americano, cioè l'insieme dei nostri valori, compresa la democrazia, eh? Cioè compresa i diritti delle persone e la libertà,
a essere preservata dalla fine se non sarà più declinata in lingua inglese. Cioè, in qualche modo, come faremo a rimanere ciò che siamo se, lo dicevo prima, siamo destinati a diventare una nazione per due terzi ispanica? No? Saremo gli stessi? Lui non lo dice, ma in qualche modo la risposta è no. No, perché, come dire, questo farà di noi qualcosa d'altro, e quindi siamo perduti. E quindi bisogna arginare non solo l'immigrazione di massa, bisogna arginare il radicamento degli immigrati e la trasformazione, e cosa che sostengono costoro, non solo Huntington, il fatto che per la prima volta l'immigrazione non abbia conosciuto un processo in cui si in qualche modo integra e diventa un elemento in più della cultura statunitense, ma trasforma la cultura statunitense facendola diventare altro da sé. Gli ispanici non diventano americani, fanno diventare ispanica la parte del paese in cui sono maggioranza, e questo accade in alcuni stati, accade numericamente, ovviamente. E l'altro elemento è quello della cultura vigilante, la cultura del confine, che si ripropone, è una storia che attraversa, diciamo, la vicenda americana, qualcuno lo ricorderà, diciamo, fin dai tempi della battaglia di Alamo, dell'espansione verso ovest, con la vicenda dei lavoratori cinesi. Cioè, ciclicamente la frontiera si sposta, si spostano le regole di esercizio della giustizia e dei diritti in quella frontiera, e dentro quel nuovo esercizio c'è uno spazio enorme per il razzismo e per l'arbitrio. Dopo Alamo, dopo la riconquista o la perdita del Texas, si decide che tutti i messicani di quel territorio sono dei nemici, e anche tutti quelli che si incontreranno di lì a venire. Da alcuni anni nelle zone di frontiera, emblema è lo stato dell'Arizona, lungamente governato dai repubblicani, quello diventa il cuore della, diciamo, del dibattito politico e del dibattito sociale, con norme sempre più forti, con le famose prigioni all'aperto nel deserto del sindaco, dello sceriffo Arpaio. Le elezioni, sapete, in America molte cariche sono elettive, candidato dei repubblicani, sindaco peraltro di origine di ascendenza napoletana, che è stato per 5-6 volte consecutive sindaco di quella della periferia di Phoenix, che costruiva ste gabbie in mezzo al deserto per gli immigrati fermati, gli immigrati irregolari. E si sviluppa tutta una nuova stagione di movimenti radicali, cosiddetti Minutemen, ma non soltanto, cioè milizie che, recuperando l'idea del secondo ammendamento della Costituzione, che una milizia possa ergersi contro gli arbitri del potere in qualunque caso, cioè l'esercito popolare in qualche modo, quello, stiamo parlando dell'eredità, diciamo, della rivoluzione e della battaglia contro gli inglesi, si armano e conoscono, producono centinaia, migliaia di gruppi, organizzazioni, siti, strutture, eccetera, che attraversano la politica, nel senso che in quelle regioni diventano un elemento inaggirabile del dibattito politico, del Partito Repubblicano, della presenza. C'è una, diciamo, l'Arizona diventa il cuore per molto tempo, e lo resterà anche durante l'amministrazione Obama, dell'offensiva su questi temi. Trump recupera, fa propria, diciamo, questo dibattito lungamente, questo elemento lungamente lavorato. Ci sono poi altri due elementi. C'è la stagione del Tea Party, cioè durante la vicenda di Obama, la destra, il Partito Repubblicano si è fortemente radicalizzato, ha diciamo, alimentato una contestazione, chiamiamola di piazza, nei confronti del presidente, dentro la quale sono confluiti umori di tutti i tipi. Sono, diciamo, una riemersione della vicenda razziale, cioè Obama è un presidente illegale. Trump ha addirittura sostenuto questi movimenti perché sarebbe figlio di africani, nato non si sa bene dove, quindi forse non ha diritto di stare alla Casa Bianca. È un nero, nessuno l'ha detto esplicitamente, c'è un problema, abbiamo un presidente nero, ve ne siete accorti, no? E quindi parliamo a una parte del paese che di questo ha paura. Il movimento del cosiddetto movimento del secondo ammendamento, cioè tutti coloro che dicono le armi ce le possiamo portare in qualunque posto e in qualunque momento, di volta in volta minacciato, in realtà spesso poco più che con semplici
con la verve retorica del Parlamento, all'indomani di ogni strage, di ogni omicidio incredibile, magari perpetrato da un adolescente che aveva preso la pistola a casa della madre. E poi, anche questo è un elemento non così secondario, che è la crescita dei movimenti cosiddetti pro-life, cioè del fatto che negli Stati Uniti l'offensiva evangelica e non solo, che si è in parte esaurita dal punto di vista politico, al punto che ha pesato pochissimo in termini di voto organizzato nell'elezione di Trump, perché i grandi gruppi, le grandi chiese non si sono mossi in modo esplicito, anche se poi ci sono stati ovviamente dei contatti, anche su questo Trump ha, diciamo, pescato, alimentato quel tipo di posizioni. Qualcuno lo ricorderà nell'ultimo dibattito televisivo con Hillary Clinton, lui ha detto 5-6 volte, gli hanno chiesto ad esempio chi avrebbe nominato alla Corte Suprema, c'era il problema di sostituire il giudice Scalia, lui ha detto l'unico parametro sarà qualcuno che vuole difendere la vita, cioè lui ha mandato un messaggio molto chiaro, per cui ha parlato, come dire, ha parlato del muro, ha parlato dei messicani, ha parlato di riportare a casa il lavoro, ha parlato delle miniere, ha parlato della minaccia della criminalità, senza dirlo, degli afroamericani, cioè ha in qualche modo mandato dei segnali molto precisi a pezzi dell'elettorato su quelli che sono dei singoli elementi, delle singole caratteristiche da tempo lavorate dalla estrema destra, che ha risposto. Cioè, su questi punti c'è stata l'alt-right, ci sono stati altri movimenti, addirittura, si diceva prima, David Duke, che è un po' l'ultima grande figura del Ku Klux Klan. Perché l'ultima grande figura? Perché Duke è stato un capo del clan alla fine degli anni 70, quando in alcune località il clan ancora pesava. Poi si è trasformato, di fatto Duke è diventato uno che lavora nel circuito negazionista, si occupa tendenzialmente quasi solo di questo, ha attraversato il mondo, è andato nell'Iran di Ahmadinejad, è andato in Libano, eccetera, eccetera, ha, diciamo, fatto questa nuova vicenda. Uno dei suoi collaboratori, che era Don Black, dopo anni di carcere, ha fondato a metà degli anni 90 Stormfront, che è la nuova frontiera del clan, cioè il più importante sito, il più importante forum online esplicitamente legato ai vari filoni della cultura del suprematismo bianco. Trump dice voterò per Duke, scusate, dice voterò per e sosterrò Trump. I gruppi dell'estrema destra, non solo questo circuito in qualche modo informale dell'alt-right, siti, blog, i social, che però hanno avuto un impatto molto molto forte, soprattutto sul voto giovanile, e anche singoli gruppi che partecipano alle manifestazioni. A un certo punto i gruppi più o meno neonazisti scelgono di sostenere le iniziative di Trump. Ad esempio in California, quando Black Lives Matter, il movimento degli afroamericani, decidono di contestarlo, perché, che ne so, Trump invita poliziotti, cioè il famoso, cioè peraltro è un afroamericano, il sindaco, lo sceriffo, uno dei capi della polizia di Milwaukee, che è uno sceriffo, che è un nero, che però va lì a dire qui il problema altro che Black Lives Matter è Blue Lives Matter, il problema sono le vite dei poliziotti nel pieno di quella stagione di omicidi di massa, cioè 100-200 giovani ammassati tutti gli anni solo perché afroamericani dalla polizia. E quindi raccoglie tutto questo. Alla fine l'epilogo di questa vicenda è il governo. Che cosa, diciamo, mantiene? Cioè, se questo è, diciamo, il passaggio, che cosa porta alla Casa Bianca Trump? Che cosa ha fatto fin qui per confermare che è l'estrema destra o la nuova destra che ha vinto le elezioni e sta governando gli Stati Uniti? Allora, ovviamente da questo punto di vista, come dire, ci sono diverse interpretazioni. Ha fatto poco, cioè nel senso che è riuscito a concretizzare poco. Sappiamo il Muslim ban due volte è stato rigettato da delle corti
di giustizia, l'idea di tagliare i fondi alle cosiddette città santuario, cioè quelle a partire da New York, ma non solo, che hanno scelto invece di difendere chi vive già in, negli Stati Uniti, anche se in situazione, anche se non ha, se non ha i documenti. E è riuscito a fare la riforma dell'Obamacare, anche se l'ha fatta oltre i 100 giorni e l'ha fatta, diciamo, con mediazioni parziali, peraltro subendo una critica, e la difficoltà vera lui l'ha avuta da quei settori del Partito Repubblicano che non volevano superare l'Obamacare, non perché non fossero, come dire, non fossero convinti, ma perché ritenevano che si tagliasse troppo poco, cioè che non solo si superava l'Obamacare, ma che le spese per la sanità, diciamo, universalistica, parolona per gli Stati Uniti, erano comunque troppo alte. Quindi aveva, diciamo, una critica della sua destra, chiamiamola così, ultraliberista. È riuscito a portare una serie di figure alla Casa Bianca. Ci sono all'interno della squadra, non nelle posizioni più importanti e al di là di Bannon, una serie di figure che vengono, come Bannon, dall'alt-right. Ci sono figure che vengono dai movimenti radicali anti-immigrazione che negli Stati Uniti hanno spesso un connotato molto strutturato, cioè sono strutture che hanno legali, ci sono dei legali che lavorano adesso nell'equipe del Presidente alla Casa Bianca, che sono stati legali delle associazioni anti-migranti, che sono associazioni che studiano in genere in concerto con gli eletti dei vari stati delle norme per privare in quegli stati i migranti di diritti. Diciamo un inciso, teniamo conto che ancora oggi negli Stati Uniti, in molti stati, i repubblicani si fanno interpreti del tentativo di limitare il voto delle minoranze, cioè con una serie di escamotage che cercano di impedire, facendo votare i giorni lavorativi, che rendono più difficile per chi non può prendere il permesso, richiedendo dei documenti, al di là dell'iscrizione alle liste elettorali quando le persone non ce l'hanno, spostando la geografia dei seggi rispetto alla composizione del territorio, cioè c'è uno studio articolato e ci sono decine di casi, e ogni volta per fare questo le associazioni antirazziste, le associazioni di migranti, i sindacati, quello che ha chiamato il circuito rank and file, la base dei sindacati, lavora per evitare questo, con ricorsi che però magari non fanno in tempo ad arrivare prima delle elezioni, quindi una situazione molto 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 difficile. Ha però, io penso, mantenuto Trump un, non dico nulla sulla Siria, la Corea del Nord, insomma, voglio dire, non mi pare che quello sia così, identifica semmai la dialettica, no? Tra la chiusura annunciata dalla nuova destra, l'idea dell'American First, e invece la dimensione tradizionale della destra americana. Nel budget c'è stato un aumento molto forte per la difesa, ci sono 25 miliardi in più per la difesa, il Pentagono ha assunto un ruolo sicuramente importante, e io credo che, come tutte le grandi, quelle che sono state evocate come le grandi rivoluzioni della destra americana, Nixon, Reagan e Bush Jr., in realtà le rivoluzioni della destra americana siano anche in parte sempre delle restaurazioni, cioè c'è una parte dell'esito che, al di là degli annunci, è la trasformazione, il tornare indietro a quei pur minimi tentativi che nelle amministrazioni precedenti erano state fatte, che si trattasse delle acquisizioni dei diritti civili nella stagione di Reagan, che si trattasse di diritti sociali e ancora della questione razziale con Nixon e quindi successivamente con Reagan, o diciamo anche della trasformazione sociologica del paese e ad esempio del nuovo ruolo degli evangelici con Bush. Da questo punto di vista Trump, io credo, continua a mantenere quell'interlocuzione non tanto con l'estrema destra, ma con un elettorato potenzialmente sensibile ai temi su cui l'estrema destra da sempre è attenta. Basti pensare che pochi giorni fa, a compimento dei suoi 100 giorni alla Casa Bianca, ha diciamo, evitato di partecipare alla cena tradizionale di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca per andare in Pennsylvania a un meeting dei suoi sostenitori, in cui ha detto: sono felice di essere qui,
a parecchi chilometri di distanza da Washington, lì dove si fabbricano le fake news, dove si racconta che questo paese, come dire, non fa niente, che non stiamo facendo niente, che io sbaglio tutto, che ho delle idee balorde, perché io sono qui e, come vi ho detto in campagna elettorale, sono più simile a voi che a loro e sarò la vostra voce. Questo mi pare la chiave, insomma, ancora una volta, della sua amministrazione. È stato chiarissimo. Se qualcuno ha una domanda da fare, prego. Lanciatevi senza indugi. Prego. Senti, io di questo argomento non sapevo più o meno nulla, tranne una cosa che mi ha detto il mio amico, per cui questa cosa è diventata anche un meme. Con l'alt furry, credo si chiami. Cioè queste persone travestite da animali con tipo la fascia della svastica, e tutto questo si chiama alt furry. Cioè, nel senso, qual è il rapporto tra l'alt-right, il trumpismo e internet? I social network, come si è potuta sviluppare la cosa? Sarebbe potuto esistere questo fenomeno senza internet? No, probabilmente no. Probabilmente no. Diciamo che negli anni 90, durante la presidenza di Clinton, le radio, qualcuno se lo ricorderà, erano diventate la voce in qualche modo di questa America profonda, no? Ci sono ancora degli show che incarnano questo. Poi è nata Fox News per occupare in qualche modo lo spazio, si diceva la CNN di destra, no? La CNN raccontava la politica americana in qualche modo dal punto di vista dei progressisti. Noi ci faremo la nostra. Murdoch è arrivato in soccorso e ha fondato una televisione, oggi si parla tanto di fake news, in cui sostanzialmente noi diremmo qualunque cavolata trova spazio emotivo di approfondimento, trattata come se fosse, beh, è una questione importante, no? Cioè la vicenda dei birthers, cioè del tutto il circuito che diceva Obama non è illegittimo perché non è nato negli Stati Uniti, è stata discussa decine di volte dai giornalisti di Fox News come se fosse una cosa seria, con pseudo esperti, eccetera, eccetera, alcuni dei quali, emerge oggi, sono legati a questo circuito della nuova destra. Ne cito uno, ad esempio, la cosiddetta counter jihad, cioè l'idea che diciamo si muove un po' in parallelo con, evocando un po' le modalità della guerra fredda, per cui c'è un conflitto fondamentale tra l'Occidente e il mondo musulmano che non si combatte solo sui campi di battaglia, ma si combatte in primis dentro le società, ed è quel tipo di cultura che da un lato spinge ovviamente per i conflitti, ma che contemporaneamente legittima anche su un piano, diciamo, ideologico il Muslim ban. E dentro l'amministrazione Trump ci sono vari elementi, gli esperti o presunti tali, spesso ospiti di Fox, ma anche per esempio il generale Michael Flynn, oggi sotto accusa per i suoi rapporti con la Russia, che è un ex capo dei Marines, una figura di primo piano del Pentagono, che però da anni, diciamo, segue quelle ipotesi, ha invitato presunti studiosi, appunto quelli che raccontavano come la minaccia dell'Islam fosse immanente, non soltanto, come dire, nei confini nel Medio Oriente, ma in California, per dire, a formare gli ufficiali, gli esperti, eccetera, eccetera. Chiusa, diciamo, questa parentesi. Sì, evidentemente la rete è stata determinante. Perché è stata determinante? Perché, dicevo prima, l'alt-right non è una struttura politica novecentesca, no? A parte che le dimensioni degli Stati Uniti rendono risibile il riferimento alla forma partitica organizzativa tradizionale, no? Date le distanze.
e perché soprattutto l'alt-right ha lavorato moltissimo sulla critica al politicamente corretto e alle informazioni, come dire, codificate, alle informazioni in qualche modo, noi diremmo, di regime. Ed è stata una delle grandi caratteristiche della campagna di Trump. Trump, sapete, usa Twitter, ci raccontano che cosa fa nel privato, bla bla bla, però non è un elemento secondario. Cioè Trump ha sparato bordate e stupidaggini per tutta la campagna elettorale. Il problema è che era un candidato, cioè era il candidato, è stato il candidato che su quelle stupidaggini o sul dire le cose, diciamo, senza peli sulla lingua, ma insomma in modo tendenzialmente razzista o xenofobo, ha sbaragliato i suoi rivali. A un certo punto, adesso è un suo sodale, lo speaker della Camera, Paul Ryan, si era opposto, come molti dei vertici del partito repubblicano, cioè la prima vera battaglia da cui si poteva capire che cosa voleva fare e che cosa incarnava Trump, la si è vista quando lui ha vinto le primarie dei repubblicani. E perché la, perché dico questo? Perché non ha sbaragliato solo i Bush, non ha sbaragliato solo la destra conservatrice, diciamo l'establishment, quelli che erano scontato di padre in figlio. Ha sbaragliato gente come Ted Cruz, che era quello che cuoceva il bacon sul fucile dopo aver sparato, cioè uno psicopatico fondamentalista, probabilmente molto più culturalmente interno alla cultura della destra radicale di quando sia Trump, che è, come dire, no, uno zozzone palazzinaro newyorkese che è stato lungamente democratico, ci ha avuto rapporti lunghissimi con Ed Koch, che era un sindaco ebreo democratico degli anni 70 di New York, che però, come dire, era quello che a un certo punto ci ha avuto il Black Panther e quelli che volevano resistere in alcune parti di Manhattan da essere deportati come nemico numero uno, no? E cioè, Cruz incarnava la nuova destra, un radicalismo, e Trump è risultato più credibile. Dicevo prima Paul Ryan, a un certo punto Paul Ryan si è opposto, come molti, quando Trump ha fatto del muro l'icona della sua campagna. E insomma il tam-tam sui social ha prodotto che alcuni, magari qualche decina, ma a beneficio di telecamere, oppositori repubblicani siano andati da casa sua in Wisconsin dicendo: ma come, tu c'hai una bella palizzata davanti a casa che difende e protegge il tuo giardinetto, perché vuoi negare a milioni di americani di avere un bel muro che difenda casa loro? Cioè, per dire, no? C'è una dinamica e la rete ha costruito una serie di vicende così. L'alt-right lavora da tempo, non è un caso che, come dire, ci sia da un lato la proposta politica a vocazione mainstream. Qual è l'operazione di fondo dell'alt-right? Prima ancora di conquistare il pubblico americano, conquistare il cuore, elementi degli elettori e del popolo di destra. Leggevo un articolo che raccontava come la National Review, che è una delle riviste tradizionali del mondo della destra conservatrice americana, che ha avuto una larghissima predominanza nel corso dei decenni, è stata progressivamente soppiantata. Cioè nel corso della campagna elettorale 3 milioni leggevano la National Review e 25 seguivano online Breitbart News. Cioè il pubblico a cui si rivolgeva, cioè loro, la loro opzione è quella di conquistare, Bannon l'ha detto più volte, rompere il monopolio moderato e globalista dentro il partito repubblicano per fare un partito identitario all'insegna dell'American First che difenda le questioni di fondo come appunto la comunità fondatrice dei bianchi minacciata, eccetera eccetera. Contemporaneamente l'alt-right ha lavorato su un altro terreno. Se, diciamo, il discrimine è la critica al politicamente corretto, cioè ci stanno raccontando, ed è l'altra forza di Trump. Trump ha dato, a fronte di un mondo progressista che faceva fatica, ma questo non riguarda soltanto Trump, faceva fatica a dire ci sono persone in questo paese che stanno male, perché Hillary Clinton diceva possiamo stare meglio, possiamo arrivare a nuovi orizzonti, e Trump diceva stiamo male, io lo so che state male, lo so che qui la vita è una merda.
se quello era l'elemento, diciamo, su cui in qualche modo scardinare il racconto, cioè il racconto pubblico non corrisponde alla mia vita quotidiana, in parte è un elemento sociale, ma non ci illudiamo, questo secondo me non riguarda soltanto gli Stati Uniti, non è soltanto la percezione sociale, cioè non è soltanto quanto guadagno o quanto è pulita casa mia, ma è quello e come mi penso nello spazio, come mi vedo, cioè come mi il senso, ok? In qualche modo. Allora, Trump ha fatto questa operazione. Parallelamente a questa, l'alt-right da tempo, come dire, lavora su altri elementi, che sono la messa in discussione di quei parametri presso un altro pubblico. Una delle chiavi, ad esempio, del successo, chi l'ha studiata, è per esempio la presa che questo circuito ha avuto nel circuito nell'ambiente dei siti dedicati ai giochi, in cui negli ultimi 5-6 anni si è posto il problema, per esempio, del politicamente corretto nei giochi. È stato lanciato da una femminista che lavora in questo settore, cioè sulla questione del sessismo, la questione dei ruoli, l'eroe, chi guadagna, chi vince dentro il conflitto, eccetera, eccetera. E l'alt-right ha suscitato, diciamo, Milo Yiannopoulos, che è diventato a un certo punto una delle figure, poi adesso è scivolato su dichiarazioni, pedofili, sulla pedofilia, vabbè, comunque, è peraltro, come dire, non il prototipo dell'estremista di destra, di origine ebraica, dichiaratamente, orgogliosamente omosessuale, cioè, no, il WASP difensore della famiglia tradizionale, è uno che ha lavorato su questo, ha fatto incontri in tutto il mondo, è venuto a Parigi a incontrare centinaia di seguaci per dire noi vogliamo essere liberi, quando giochiamo vogliamo esprimerci liberamente, quindi ovviamente con un elemento dirompente e dissacrante, cioè con una sfida che non era quella della riproposizione di vecchi valori, o meglio, io penso che sia la riproposizione, come si dice l'archeofuturismo, la riproposizione di valori della tradizione, perché dentro questa dinamica poi c'è una forte dimensione sessista, c'è tutto questo fiorire di movimenti che difendono l'identità maschile, qualcuno lo ricorderà qualche anno fa negli Stati Uniti, ma oltre una decina di anni fa era cresciuto questo movimento dei Promise Keepers, cioè gli uomini della promessa, cioè facevano questi raduni negli stadi di football, migliaia di uomini che dicevano noi torneremo a prenderci cura delle nostre famiglie, delle nostre comunità, che coinvolgeva anche la comunità afroamericana, dove c'è un problema, no? di genitori che crescono i figli da soli, di maschi che sono in galera, eccetera, eccetera. E oggi c'è tutto un elemento nel dibattito pubblico americano, quello che dicono cosiddetti maschi arrabbiati. C'è un sociologo che si chiama Michael Kimmel che l'ha studiato molto bene, cioè l'idea che c'è un problema di identità maschile che si fa nuovamente sentire. I bomber. L'alt-right ha lavorato su questo, e ha costruito in parallelo con, diciamo, l'informazione mainstream. Pensate, Trump comincia la campagna 2 anni prima della corsa finale, perché prima c'è un anno di elezioni, di primarie repubblicane. Da quel momento in poi, in qualche modo, c'è una campagna parallela. Negli anni 90 c'erano le radio, restano le radio. Trump è stato ospite di Alex Jones, che ha una trasmissione che si chiama InfoWar, che è considerata un po' il cuore anche del dibattito complottista, sempre da un punto di vista molto specificamente legato alla difesa della comunità bianca minacciata, eccetera, eccetera. Però la contronarrazione viene fatta attraverso i social, viene fatta attraverso la rete, attraverso i blog, raggiungendo un pubblico differente. Chiaramente io non credo che sia quello degli operai della Rust Belt, no? Però per quelli basta il dire riportiamo le miniere, riportiamo le fabbriche e ridiamo centralità, non soltanto, perché anche questa è una cosa che va compresa, allo Stato che è presente. C'è un libro molto bello che si chiama Elegia Americana, l'originale è il Billy Elegy, che l'ha scritta l'ha pubblicato Garzanti, ed è un ragazzo cresciuto in Ohio da una famiglia del Kentucky,
che racconta come il Billy voglia dire in realtà quella storia di proletari bianchi che parte dagli Appalachi del sud, dal West Virginia, dal Kentucky e arriva fino al Midwest, cioè la Rust Belt, cioè tutti quelli che a partire dalla seconda guerra mondiale in poi sono emigrati come i neri verso le zone industriali, e poi quando è finita l'industria si sono ritrovati come degli ex poveri che venivano dalle montagne del sapone, diremmo noi, no? Cioè da dei posti dimenticati da Dio, che il cui sogno era finito, perché dopo la fabbrica lì non c'era più niente. Quindi forse lì basta dire il lavoro vi darà identità, non solo il lavoro, no? Cioè sarete di nuovo qualcosa. Oggi siete numeri, sondaggi nelle indagini demoscopiche, ritornerete ad essere delle persone, per una parte consistente della popolazione, di un altro verso la popolazione giovanile. La rete è stata largamente determinante. Volevo solo finire di dire solo una parola, senso, sono già stato logorroico. È l'elemento cioè l'aver dato il nome alle cose nella vicenda di Trump, io credo che sia assolutamente determinante e non sia stato compreso fino in fondo. E perché vi dico questo? Emmanuel Macron, come sappiamo, ha vinto, ha doppiato i voti di Marine Le Pen. Nel dibattito televisivo, che ha in qualche modo determinato l'esito, perché Marine Le Pen ha fatto una figuraccia, lui era molto, come dicono i francesi, molto presidenziale, sembrava già investito dell'autorità, lui ha detto più volte a Marine Le Pen: voi siete il volto, lui diceva, la défaite, della Francia sconfitta. E lo ha detto più volte, e devo dire che guardandolo avevi un brivido alla schiena, perché è proprio quello il problema. E non è riuscito, malgrado abbia vinto, 50% di quelli che l'hanno votato per impedire che Marine Le Pen fosse eletta, quindi forse altrimenti non avrebbe vinto, anzi senza forse. Però l'idea che, anche se brutale, terribile, a noi ovviamente probabilmente ci fa impressione, quello fosse il volto delle persone che perdono. Ed è un problema, perché le persone che perdono ci sono. E non è che la risposta può essere solo andrà meglio. Intanto hai detto che quello è il volto della sconfitta, che è esattamente quello che Marine Le Pen ha voluto essere. Quindi io penso che Trump sia stato questo e continui a essere colui che dice le cose miglioreranno, ma intanto ricordiamoci, va in Pennsylvania e dice intanto ricordatevi che quelli lì che sono i corrispondenti, che mangiano le nostre, una retorica che conosciamo peraltro, no? Però io sono qui con voi che a dirvi le cose non vanno tanto male, ma visto che sono con voi insieme, no? Ed è, io penso, drammatico, visto che abbiamo raccontato come questo sia l'eroe dei nuovi suprematisti, insomma. Io mi spiace per, insomma, perché la cosa mi sembra molto interessante, ma sono costretto a chiudere qua perché, insomma, bisogna lasciare spazio al concerto. Quindi ringrazio moltissimo Elia e Guido per averci, insomma,